Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Commentiamo subito Temptation Island, in particolare la coppia Ilaria e Massimo. Allora, nella scorsa puntata le avevamo lasciate in questo modo: lui che piangeva e si disperava e buttava tutto in aria per paura di perdere la sua fidanzata, perché l'ha vista in diversi video sempre più presa dal suo tentatore Yavel, che addirittura durante un'esterna la porta a casa sua a conoscere suo padre e suo fratello. Lei quasi la stessa cosa, confusa dalle emozioni che prova per il tentatore, però è certa di amare Massimo. Questa quinta puntata inizia proprio con loro. Lui si dispera ancora, ha paura di perdere l'aria, però nel frattempo non perde tempo a consolarsi con la sua single. Ragazzi, non so voi, ma io non gli credo. Per me sono solo lacrime di coccodrillo. Lui sta facendo di tutto per fare la vittima, in modo da giustificare la fine del suo rapporto con Ilaria, secondo me. Tanto, infatti, che in puntata dice che Ilaria la vede decisa a stare con Javier e che non ha il coraggio di dirglielo. Lei, invece, dice alle compagne di essere sempre più confusa nei confronti del suo tentatore e sempre più disperata nel vedere Massimo con Elena. Sempre in puntata è arrivato il momento del weekend da sogno. Ecco cosa succede. Ilaria rifiuta il weekend di Javier, dicendogli che stare con lui nel villaggio o fuori a lei non cambia nulla. Javier, ferito dalle sue parole, le dice che non ha più senso che lui rimanga. Lei poi ci riflette e spiega alle compagne che ha detto di no a Javier per paura del giudizio di Massimo e, dispiaciuta, cerca di convincere il single a fare insieme il suo weekend da sogno, ma questa volta è lui a rifiutare, dicendole che lui non è una marionetta, e lì c'ha ragione. Massimo invece fa il suo weekend con Elena. Qui lui sembra abbia preso consapevolezza dei suoi sentimenti. Dice che gli manca tanto la sua Ilaria e che gli manca tutto di lei. Ilaria vede tutto e ne è contenta, anche se pensa che il comportamento di Massimo con Elena non sia stato uno dei più corretti e questo non le va proprio giù. Anche Elena parla con Massimo. Lui le dice che ha bisogno di confrontarsi con Ilaria prima di prendere una decisione e questo va benissimo. Lei semplicemente le risponde che un cuore innamorato non osa andare oltre e comportarsi in questo modo. Vi rendete conto? È stata Elena la tentatrice a sottolineare il comportamento di Massimo e solo perché alla fine lui dice che Ilaria le manca tantissimo. Io penso che le cose si fanno in due e anche lei in queste settimane non si è mai tirata indietro nei confronti di Massimo. Comunque, in questa puntata tutti sono rinsaviti e tornate alla realtà. Massimo sembra un agnellino. Adesso è solo una vittima di Ilaria che lo ha fatto soffrire. Vi rendete conto? Lui, poveretto, sta soffrendo per colpa di Ilaria dopo averne fatte di cotte e di crude, però. Ancora non so come finirà, visto che stanno ancora trasmettendo il falò di confronto finale. Dite la vostra giù nei commenti. Mi raccomando di essere educati nel linguaggio. A presto con un prossimo video. Bye bye!